Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 28 marzo, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Fascino e disinvoltura, un mix irresistibile. Da quanto avete Venere per amica, abbracciata a Urano, originalissimo stilista, in amore siete al settimo cielo. Un formidabile cocktail di fascino e disinvoltura vi aiuta nella conquista e se l'amato bene è già accanto a voi, vi consente di tenervelo stretto contro eventuali tentazioni. Impegnativo il lavoro, ragione per cui dopo una cena leggera glissate l'invito di amici spegnendo anche il telefono, desiderosi solo di una bella dormita o almeno di un po' di silenzio. Anche parlare è stanca. Soprattutto ora che vi ritrovate con Mercurio e Giove in dodicesima casa, ancora più stanchi e taciturni di voi. Per riguadagnare energia non contate su un piatto di pasta al ragù, che minaccia di restarvi sullo stomaco, piuttosto nutritevi di musica, fantasia, meditazione, la forza rilascerà dal dentro. La solitudine, o la sensazione di essa, avrà un prolungamento, all'orizzonte non si prospettano novità di nessun genere. La condizione di restare soli non è del tutto negativa, potreste riflettere sugli errori passati e sfruttare questo tempo per rigenerarvi e crearvi un'isola felice, un porto sicuro. Bene le pratiche che presenterete oggi in qualsiasi campo e per qualsiasi motivo. Solo i nati di giovedì mattina potrebbero recriminare qualcosa e sentirsi sfortunati. Monotonia in amore, tutto sembra fermo e statico. E non sarete certo voi a dare la botta di vita. Pazientate. Oggi vi sentirete come sotto attacco e la vostra proverbiale pazienza potrebbe venire meno, cacciate via dubbi e incertezze e lavorate su voi stessi per ritrovare un equilibrio che potreste perdere facilmente. Un comportamento più simpatico ed esteriormente più affabile e gentile potrebbe giovarvi tantissimo in giornata. Anche per recuperare qualche somma di denaro che vi è dovuta. Date un taglio netto al passato, ora potete iniziare una nuova vita senza voltarvi indietro. Imparate subito a pensare positivo, non potete tirarvi dietro tutte le tensioni, le ansie e le preoccupazioni del passato. Provate a rimuoverle con decisione. Energie basse. Sarai poco loquace. Preferisci stare da solo. Bene l'amore e la vita sociale. Invita gli amici a cena a casa tua o a prendere un caffè. Oggi un collega o un amico risulterà particolarmente noioso e insopportabile. I single dovranno cercare di privilegiare la tolleranza, quelli in coppia dovranno fare buon viso a cattivo gioco. Momento buono per chiedere prestiti, mutui o finanziamenti, ottimo anche per stipulare assicurazioni o rivedere e rivalutare quelle presenti. Il momento è meno propizio a fare investimenti. Il tempo impiegato nell'aiutare gli amici non è mai tempo perso. Cercate di creare un ambiente romantico. Belle novità in vista in campo sentimentale. Le questioni di lavoro occuperanno proficuamente il vostro tempo, ma potrete anche concedervi una piacevole vacanza. Novità e soddisfazioni in campo professionale. Nel gioco dei transiti planetari troviamo oggi un felicissimo Marte nel segno amico del Cancro. E proprio Marte vi vede alle prese con varie incombenze familiari, questioni di tipo tecnico, domestico legate alla gestione della casa e delle sue necessità. Con il vostro spirito infaticabile riuscite, come sempre, a venire a capo di ogni problema, conquistandovi la palma di segno che vince in virtù della sua serena pazienza, segno che non si lascia scoraggiare dalle contrarietà quotidiane piccole e grandi. Questa situazione astrologica promette bene, e così, rispetto a mesi pesanti come quelli di gennaio e febbraio, hai una grande carica in più. Venere è nel tuo segno. È come se certe situazioni fossero cambiate nell'ambito del lavoro, nuove responsabilità o decisioni in vista. Ti senti meglio? Se non avete preso di buon grado gli ultimi avvenimenti dal punto di vista lavorativo, in questa giornata potreste avere un'ulteriore sorpresa e potrebbe piacervi ancora di meno. Sarà opportuno evitare di dire ciò che si pensa. Attendete ancora un pochino per vedere e verificare che le cose non vadano per il peggio e, soltanto in questo malaugurato caso, sarete allora autorizzati ad esprimere il vostro rammarico.
l'una spendacciona e siccome è la signora del martedì vi sentite in dovere di darle retta, tanto più che Venere nel vostro segno, sobillata da Urano Modaiolo, oggi vi suggerisce una nuova mise, soprattutto se in programma c'è un'importante cena di lavoro o piuttosto con Giove e Mercurio imbronciati in dodicesima casa avete bisogno di un premio di consolazione. Amore ed Eros. Famiglia tenera, fin troppo protettiva, forse per questo le vostre storie di cuore non hanno mai un lieto fine. Affettività immatura e pretese sproporzionate, nel partner non amate la persona reale ma un'idea fiabesca dell'amore che non corrisponde a realtà. Cari Toro, Saturno e Marte a breve saranno in aspetto negativo, dovete tenere i nervi ben saldi e pensare positivo. Ottimismo anche se è difficile. Siete pronti a fare dei cambiamenti e a tagliare anche alcuni rapporti, sia in amore sia nelle amicizie. Ripostate e recuperate le energie prima di agire. Abbondano imprevisti, intralci e colpi di scena legati alla vita di coppia. Niente procede come vorreste, ma fortunatamente le risorse non vi abbandonano e lo spirito di sopravvivenza consente di cadere in piedi. Una nota di passionalità abbastanza travolgente vi viene oggi dalla bella combinazione di valori fuoco data dal Sole in Ariete, che si scrive a chiare lettere in cielo. Dovrete mettere da parte, in certi casi e in vari momenti, la vostra prudenza se volete seguire questa scia di Eros cui non sapete dire di no. Ne sentite maggiormente questo effetto se festeggiate il vostro compleanno in aprile dal giorno 9 al 17 del mese di maggio, voi taurini che siete sotto la potente protezione di Nettuno e Marte. Lavoro e denaro? Ritardo sulla tabella di marcia, con il capo che vi tiene d'occhio e anche senza parole vi lancia sguardi carichi di rimprovero. Purtroppo ha pure ragione, state sprecando i vostri talenti, tutto per una storia sbagliata che non ha né testa né coda. In questo periodo avete troppi grilli per la testa e non riuscite a concentrarvi al lavoro. Svuotate la mente e cerca di impegnarvi. Volete un consiglio? Datevi da fare e anche il portafoglio vi ringrazierà. Siete in cammino verso la conquista di posizioni di sempre maggior prestigio. La vostra carriera appare abbastanza luminosa. Sia che svolgiate una professione di tipo autonomo che se siate inseriti in un'attività burocratica e dipendente. Benessere. Poche chiacchiere e poco entusiasmo per la vita sociale, ma questo calo di tono non riguarda, anzi, oggi per il cibo, in primis dolci e piatti sfiziosi, dimostrate un certo interesse. Ma che vi importa? Siete belli, dolci, sensuali, vi basterebbe uscire per avere un corteo di estimatori. Se le cose non girano il problema è solo la mancanza di autostima, rifletteteci su. Goditi la tua spensieratezza e festeggiala incoraggiandola negli altri. Anche il cibo che mangi può riflettere un rispetto per questo tipo di energia. Il cibo biologico coltivato rispettando la terra è un ottimo punto di partenza, e ha un sapore migliore. Per lei, momento di crisi sul lavoro, non vedete l'ora di timbrare l'uscita. Consolatevi pregustando un acquisto o un drink tra colleghi. Per lui, l'ottimismo è la vostra valvola di sicurezza, cavalcate l'imprevisto con disinvoltura, superando conflitti e momenti di imbarazzo, l'elemento sorpresa spiana la strada al nuovo, perciò va accolto con gioia. Colore delle emozioni, verde smeraldo. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.